Buonasera a tutti. Prendiamo posto, abbiamo tutti i nostri premiati. Manca ancora qualcuno, un attimo che prendiamo posto. Buonasera. Allora vi do il benvenuto dalla città di Acqui, nella nostra bella sala consiliare. E apriamo la cerimonia di premiazione del premio Acqui Edito Inedito. È un premio relativamente nuovo, nato nel 2019, che è stato creato dall'amministrazione precedente, in quanto aveva sentito l'esigenza di ampliare il premio Acqui Storia. Nasce quindi in seno al premio Acqui Storia, con l'intenzione di dare voce a scrittori emergenti o comunque scrittori che avevano piacere di cimentarsi nell'arte letteraria e storica. Il premio Acqui Edito Inedito è giunto alla quarta edizione e ha ottenuto un discreto successo, anche perché nel giro di 4 anni abbiamo avuto una buona partecipazione di autori, di editori per quanto riguarda la sezione graphic novel, e nonostante si sia trovato piuttosto in difficoltà per quanto riguarda la situazione sanitaria che abbiamo avuto e che ha creato difficoltà per tutti i premi letterari, perché nel periodo del Covid è stato piuttosto difficile, ecco, riuscire a portare avanti tutti i concorsi letterari, ma nonostante questo è sopravvissuto e anche bene, direi, ecco. Pertanto con il premio Acqui Edito Inedito prosegue anche la collaborazione con le case editrici che hanno reso possibile questo concorso letterario sia la casa editrice De Ferrari di Genova e la casa editrice Impressioni Grafiche di Acqui, che ringraziamo. Il premio Acqui Edito Inedito prevede 4 sezioni: una sezione dedicata al graphic novel edito, una sezione dedicata alla narrativa, romanzi familiari inediti, una dedicata alle tesi di laurea, saggi storici inediti e una dedicata al romanzo storico inedito. Vi illustro queste 4 sezioni proprio per capire come è strutturato il premio. Possono partecipare alla sezione del premio Acqui Edito i romanzi grafici a fumetti di argomento storico, storie illustrate a cavallo tra il giornalismo, la narrativa, il fumetto, che aderiscono a temi e vicende reali. Possono concorrere alla prima sezione del premio Acqui Inedito narrativa, romanzi familiari, i romanzi familiari, romanzi, racconti lunghi o raccolte di racconti che trattano le vicissitudini di una stirpe, storie romanzate attraverso le generazioni, che trattano di tradizioni e radici territoriali. Possono partecipare alla seconda sezione del premio Acqui Inedito le tesi di laurea magistrali, tesi di dottorato di ricerca e saggi storici su argomenti di storia dal secolo XVIII ad oggi. Possono infine concorrere alla terza sezione del premio Acqui Inedito, romanzo storico, romanzi, racconti lunghi o raccolte di racconti di argomento storico che si basano su documenti d'archivio e ricerche archivistiche, che costituiscono una cornice all'intreccio avventuroso che segue. La storia deve essere romanzata con linguaggio divulgativo e non deve essere un saggio. La registrazione di questa giornata sarà reperibile poi sul sito del nostro premio Acqui Storia all'indirizzo www.acquistoria.it. Quindi per coloro che non hanno potuto partecipare sarà possibile comunque rivedere la cerimonia. Ora passo la parola al nostro assessore alla cultura, il dottor Michele Gallizzi. Prego. Buonasera a tutti, chiedo scusa intanto per la voce, sono molto costipato e sono negativo. Ho fatto il tampone prima di venire qua e mi sono accertato di essere negativo. Intanto porto il saluto del sindaco che non ha potuto presenziare, giustifico il professor Vittorio Rapetti, anche lui indisposto. Vi do il benvenuto in qualità di assessore alla cultura e credo che abbiate già fatto qualche passeggiata in città per visitare questa splendida cittadina del Monferrato.
Questo è il terzo premio quest'anno di motivazione letteraria che è molto rappresentativo insieme al premio Acquistoria e al premio Acque Ambiente. Questa è una cittadina che ha tanta voglia di fare cultura da sempre ed è per questo che noi, in qualità di nuovi amministratori, portiamo avanti, siamo su questa linea e portiamo avanti questi premi. Lo scopo di questi premi è la promozione libraria e la divulgazione anche culturale. Negli anni la presenza dei numerosi autori ed editori partecipanti ha reso la nostra cittadina un importante polo culturale di riferimento, noto a livello nazionale e internazionale, in considerazione anche della notorietà raggiunta. Questa amministrazione comunale ha inserito un importante obiettivo, che è quello di candidare la città di Acqui Terme a capitale europea della cultura, un traguardo ambizioso, senza dubbio anche agevolate da queste iniziative culturali che il Comune ormai realizza da molti anni. Il premio Acqui Edito e Inedito è un evento che cerca di raccogliere nuove tipologie di opere storiche e materiale inedito e ha l'obiettivo di guardare senz'altro al futuro. Però se non ci fossero gli sponsor, questo premio non sarebbe stato possibile farlo. E agli sponsor devo dare un grande ringraziamento, soprattutto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, sponsor principale, alla Regione Piemonte, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, alla CTE SPA Costruzione Tecno e Elettriche, all'Istituto Nazionale Tributaristi, alla BRC SPA Automazione Industriale, Gruppo Benzi, all'AMAG, a Couvage, al Consorzio del Barchetto. Un ulteriore ringraziamento fondamentale per quanto riguarda il lavoro svolto dalle giurie, per quanto riguarda il premio Acqui Edito, un ringraziamento va a Luca Cremonesi, dottor Luca Cremonesi, dottor Gianluca D'Aquino, dottor Emanuele Mastrangelo, dottoressa Maria Paola Pesce, dottor Danilo Poggio, dottoressa Erika Rocchi. Per quanto riguarda invece il premio Acqui Inedito, i ringraziamenti vanno al dottor Fabrizio De Ferrari, al dottor Vito Gallotta, al dottor Paolo Lingua, al dottor Aldo Mola, alla dottor Vittoria Rapetti. Grazie per avermi ascoltato e passo la parola a Simona, che ha preso il posto del conduttore Vittorio Rapetti, che dicevo prima, oggi non è presente. Grazie. Quindi dicevamo il premio Acqui Edito Inedito, un premio sostanzialmente nuovo, un premio che ha pochi anni di vita, che ha proposto delle sezioni sperimentali che si sono affiancate al premio Acqui Storia e hanno dato voce inizialmente a un settore anche molto importante dell'editoria, che è quello del graphic novel, ma anche a scrittori che si affacciano al panorama storico-letterario con impegno ed entusiasmo. Quindi le quattro edizioni del premio hanno dimostrato l'utilità di questa importante impresa letteraria. Ed ora passo a enunciare quelli che sono stati i vincitori di questa edizione. Per la sezione Edito Graphic Novel, vincitori sono stati Federico Goglio e Massimiliano Longo con l'opera Yukio Mishima, Ultimo Samurai della Ferrogallica Edizioni. Per la sezione inedita, sezione narrativa, romanzo familiare, vincitore Alessandro Pepé con l'opera Quattro soldi a Battimuro.
Per la sezione tesi di laurea, saggio storico, vincitore Marco Liguori con l'opera Caterina Costa, La nave dei misteri. Per la sezione romanzo storico, vincitore Corrado Palmarin con l'opera In mezzo ai girasoli e sotto le betulle. La giuria ha poi deciso di assegnare due menzioni, una menzione a Alice De Matteo con la tesi di laurea Giuseppe Liabenza, Pensiero e azione di un repubblicano ligure, e la menzione a Natale Pace con l'opera Alex, una storia di caporalato. Passiamo quindi alla premiazione. Iniziamo con la premiazione di Alessandro Pepe, vincitore della sezione inedita con l'opera Quattro soldi a battimuro. Invitiamo il dottor Pepe a avvicinarsi. Il dottor Pepe riceve come vincita la pubblicazione della sua opera a cura della casa editrice De Ferrari, e ringraziamo il dottor Fabrizio De Ferrari che è qui presente. E abbiamo come premiazione ovviamente una premiazione simbolica, in quanto ci sarà poi la pubblicazione della sua opera. Ora, se ci vogliamo sedere. Leggo la motivazione che è stata redatta dalla giuria. Una vicenda vivace e un moderno affresco della Calabria, superando schemi banali con un intreccio degno di un geniale giallo che si sovrappone a rappresentazioni socio-economiche e familiari. Scrittura moderna, vivace e agile. Invito ora il dottor Paolo Lingua, che è giurato della sezione inedita, a introdurre il volume. Voce, perfetto. Si sente? Sì. Allora, il libro mi ha colpito perché apparentemente, quando direi in quasi metaforicamente lo si prende in mano, sembrava un libro che riprendeva degli schemi importanti, seri, profondi, ma in qualche maniera un po' legati al territorio e alle tradizioni di quell'area della Calabria vicino a Gioia Tauro. In realtà invece, poi leggendolo, intanto il libro è scritto in maniera molto moderna e molto nervosa e vivace, e poi presenta parecchi aspetti interessanti, perché si parte da una posizione tradizionale di un racconto di tipo familiare, di ricordi familiari e di intrecci familiari, però poi ci si imbatte in situazioni, in condizioni che sono non tanto legati, come si potrebbe dire, con la testa rivolta al passato, ma una testa rivolta al presente e a una società che si porta sì dietro la sua cultura, il suo background, la sua storia, il suo costume, ma che però va verso una evoluzione, un cambiamento, e quindi mescola quello che fa parte della sua tradizione storica con la realtà che cambia. Questa, secondo me, è stata la cosa più interessante che mi ha colpito. Poi c'è anche un elemento finale, ma non ve lo dico perché dovete poi comprarvi il libro quando sarà stampato e vale la pena di leggerlo. C'è anche un finale di tipo, tra virgolette, giallo, con una indagine su una scomparsa, eccetera, che lo rende particolarmente interessante e che apparentemente lo fa immergere in una realtà moderna legata alla cultura del poliziesco, delle indagini, ma che però al tempo stesso mantiene questo rapporto territoriale, folcloristico,
ma più che perché poi il libro è profondo, perché emergono le contraddizioni familiari, emergono i problemi di lavoro. E poi la cosa divertente, questo lo possiamo dire perché non è un mistero, il titolo, che molti lo guarderanno, Quattro soldi a battimuro, riguarda un personaggio che apparentemente non ha nome, questa è curiosa, è un immigrato che non ha nome, che ha trovato come una specie di buco di assistenza nel paese e che per conquistarsi qualche soldo, per bersi un bicchiere di vino, mangiare una cosa, gioca a buttare le monete contro il muro, ecco il battimuro, ed è abilissimo in questo gioco, vince quasi sempre, ma non è che va alla ricerca della ricchezza, gli bastano i soldi, si potrebbe dire, per un brindisi e per una merenda. Ecco, volevo chiedere, visto che ci siamo, all'autore, ho voluto fare una premessa perché chi non ha letto il libro e non lo conosce non ha capito la storia, al di là del divertente battimuro, che poi vedremo come nel corso nel libro diventa sempre più importante verso la fine e verso la conclusione. Qual è stata la sua fonte, qual è stata la sua ispirazione e quali sono state le sue motivazioni? Buonasera a tutti. Ringrazio per queste bellissime parole che non so neanche se merito, insomma, però mi trovo molto in questa analisi che lei ha svolto. E Quattro soldi a battimuro nasce dal mio desiderio di misurarmi, diciamo, con la pagina bianca di un libro, vedere se riuscivo, insomma, a esprimermi, a scrivere una storia, un romanzo. Era un'idea che avevo da molto tempo e in particolare questa idea mi portava a inserire questa storia in un luogo vero che era la casa dei miei nonni. In sì, questo l'ho capito, che c'era una tradizione familiare, certo. Quindi è un libro che mette assieme elementi veri, elementi verosimili e poi anche una storia di fantasia. Quattro soldi a battimuro, io non l'ho mai conosciuto personalmente, ma ne ho sempre sentito parlare dai miei fratelli più grandi, da un mio cugino, da qualche zio, perché in questa grande casa, in questo cortile della casa dei miei nonni, circolavano personaggi vari. Uno di questi era un mendicante che aveva un suo nome, ma che da tutti era conosciuto come Quattro soldi a battimuro, proprio per le ragioni che sono state spiegate, cioè che per accumulare i soldi per il vino giocava a questo gioco che è un po' tradizionale, ma riguardava i ragazzi, i bambini. E quindi io recupero questo personaggio che in realtà, ripeto, non ho mai conosciuto e gli do un'identità completamente diversa che è quella descritta nel libro. Questo è l'origine, diciamo, del personaggio. Sì, anche perché il personaggio non è un protagonista all'inizio, ma è un aspetto particolare, quasi folcloristico. Però poi tutte le vicende, perché non c'è una vicenda sola nel suo libro, sono tante vicende familiari e tanti personaggi, alcuni felici, alcuni infelici, professionisti riusciti, uomini d'affari meno riusciti e così via, oppure vicende di difficile gestione familiare, che sono per molti aspetti anche peculiari dell'antropologia del territorio. Chiamiamo l'antropologia nel senso più lato del termine, ma che però lei rilegge e affronta, e qui voglio sentire il suo intervento, con l'occhio di oggi. Cioè non è che c'è una visione di un mondo e io ve lo racconto perché folclorisco, no, è un mondo che ha tutta una serie di background dietro, ma che però subiscono modificazioni continue. Questo è un questo spiega il ritorno nel finale del giallo, dove riemerge il battimuro. Tanto per intenderci. Credo che sia vero. Non so se. No, è vero. Adesso io, in tutta sincerità, non so neanche dirle quanto fosse consapevole questa chiave di lettura, diciamo, questa impostazione, però è sicuramente vero. Nel senso che io parlo di una serie di personaggi, alcuni veri, altri inventati, altri arricchiti che operavano in quel contesto, e lo faccio con i miei occhi di oggi. Cioè, ecco. In particolare la mia esperienza professionale
mi ha portato a scrivere anche la storia a cui lei faceva accenno, cioè una storia di difficoltà familiari, diciamo francamente di maltrattamenti in famiglia, che è un tema certo, che sono occupato professionalmente per molti anni, e quindi in chiave certamente da romanzo, ma parlo con termini che forse possono risultare termini di oggi, parlo anche di queste vicende, quindi un personaggio che secondo me è particolarmente interessante, appunto questo della donna maltrattata che poi riesce però in qualche modo sì. a trovare una sua soluzione. Quindi la piccola trama gialla che c'è in realtà è quella che mi è servita per tenere assieme tutti questi personaggi e condurli poi verso... Bene, io direi, proprio suggerisco, quando sarà stampato, leggetelo, perché un libro è un affresco complesso e non è un libro da prendere superficialmente, è un libro da leggere e da interpretare passo per passo. Grazie, la ringrazio molto per queste bellissime parole. Grazie a tutti. Ringraziamo Alessandro Pefè. Grazie, buonasera. Grazie. Passiamo alla premiazione del vincitore della sezione inedita, sezione tesi di laurea saggio storico. Il vincitore è Marco Liguori con il volume Caterina Costa, La nave dei misteri. Invitiamo il dottor Liguori a raggiungerci. Invito i nostri autori, quando vengono intervistati, a guardare sempre comunque la telecamera davanti. So che abbiamo i nostri giurati dietro, ma per una questione di registrazione e conviene mantenere. Va bene, prego, prego. Allora, il dottor Liguori riceve come premio la pubblicazione da parte della casa editrice De Ferrari, ringraziamo nuovamente il dottor De Ferrari qui presente e consegniamo la busta. Ci alziamo solo un attimo, mi dispiace per la premiazione. Per la premiazione, facciamo due foto. Prego, prenda pure posto. E leggiamo la motivazione. È una ricostruzione scrupolosa e originale di un tragico episodio dell'ultima guerra mondiale, rimasto, come emerge dai fatti e dai documenti, ancora avvolto nel mistero. La motonave Caterina Costa, appartenente all'armatore Giacomo Costa, fu Andrea, adibita al trasporto di rifornimenti con la Tunisia, il 28 marzo 1943, mentre attraccata nel porto di Napoli, viene distrutta da un'esplosione improvvisa, che provoca un gran numero di morti e di feriti, oltre che disseminare carburante e proiettili nel porto e nella città. La ricostruzione non tralascia alcun particolare dai verbali alle testimonianze dei protagonisti. Seguono tutte le ricostruzioni successive che però non hanno mai portato a una identificazione di responsabilità e di precise motivazioni. È la storia di un autentico mistero, scritta con grande chiarezza, e ricca di stimoli e di provocazioni. Ora invitiamo il dottor Fabrizio De Ferrari, giurato della sezione inedita, ad introdurre brevemente il volume e a intervistare il nostro autore. Allora, il volume di Marco Liguori, Caterina Costa, La nave dei misteri, è un importante e documentato volume di inchiesta che prende in esame un episodio tragico e poco ricordato della Seconda Guerra Mondiale, l'improvviso affondamento della nave Caterina Costa nel porto di Napoli. Per me, genovese, c'è un ulteriore interesse in questa vicenda perché coinvolge la famiglia armatoriale dei Costa, che è una delle famiglie che hanno fatto la storia della marineria genovese. Debbo però a questo punto, fatto questo preambolo, chiedere all'autore, che io conosco come direttore di uno dei più seguiti, delle più seguite riviste online di genere sportivo della Liguria, come e perché si è appassionato a questo interessante caso, tanto da
con un lungo lavoro di documentazione produrre questo saggio storico. Adesso si sente? Destro? Togli solo si fa. Viene in aiuto. Uno. Uno, due. Grazie. Grazie, grazie. Allora, ringrazio ancora il dottor De Ferrari per i complimenti e per le domande. Allora, molto semplicemente, era un mio desiderio quello di scrivere un libro di storia, soprattutto sulla Seconda Guerra Mondiale, su temi che hanno una conoscenza relativa. Il tutto è nato innanzitutto dai racconti in famiglia, infatti c'è una parte, come si fa anche adesso, si parla di storia orale, quindi della storia dei quella tramandata tramite persone del posso? Grazie. Quella diciamo tramandata di padre in figlio, anzi nel mio caso dai miei nonni e da mia mamma, che abitavano proprio nelle vicinanze a 1 chilometro di distanza dal porto, dal luogo dell'esplosione, e poi c'è la parte invece documentale, quella diciamo quella dove sono andato a vedere quindi innanzitutto la fonte primaria è stata la relazione d'inchiesta dell'ammiraglio Domenico Cavagnari, genovese, che era stato, qui siamo nel 28 marzo, marzo 43, fino a 2 anni, a 2 anni, 3 anni prima, era stato sottosegretario alla Marina del governo Mussolini e capo di Stato Maggiore della Marina Militare. E questa relazione è piena, io vi dico che è un tomo alto così. Dove ci sarebbe da fare un'enciclopedia sulla Caterina Costa, perché ci sono anche tutte le parti, diciamo, dei verbali degli interrogatori, però mi sembrava veramente estenuante, quindi ho effettuato una cernita nel lavoro, e poi le parti prese negli archivi di Stato di Roma e di Napoli, l'archivio centrale di Stato e alla Fondazione Ansaldo, oltre che dall'archivio personale della documentazione, l'archivio personale del dottor Nicola Costa, che ringrazio ancora moltissimo per l'aiuto dato, sia quello fotografico che quello appunto documentale, sono riuscito a fare un assemblaggio. Dal mio punto di vista, io ho cercato di fare una tecnica di questo modo. Io ho pensato di essere nel 1943, il più possibile, di fare il cronista. All'epoca era impossibile farlo, per ovvi motivi, sia per la questione che c'era la censura di guerra e la censura fascista, però ho voluto far parlare molto i protagonisti, quindi sia quelli implicati, accusati, tra virgolette, perché ricordiamo, ed è molto importante sottolinearlo, c'è solo una inchiesta interna della Regia Marina, non c'è assolutamente un procedimento davanti al tribunale militare, quindi non è una distinzione da poco, perché vuol dire che comunque le responsabilità sono state di tipo amministrativo, ecco, lasciatemi questo termine. Infatti sono stati allontanati l'alto commissario per il porto di Napoli, che era l'ammiraglio Falangola, e l'ammiraglio Pini, che era il capo del dipartimento del Basso Tirreno. Sono stati allontanati per motivi, praticamente, come si suol dire nel linguaggio amministrativo, linguaggio burocratico, incompatibilità ambientale. Però ecco,
le responsabilità, anche perché non ce n'era il tempo. Siamo tra aprile e maggio 43, l'Italia insieme alla Germania nazista, l'Italia fascista, perderanno, diciamo, dovranno abbandonare il fronte in Tunisia, al metà saranno praticamente sconfitte, e quindi, diciamo, non c'era il tempo. Poi c'era lo sbarco a luglio, 10 luglio, degli angloamericani, poi la caduta del fascismo il 25 luglio. Quindi è un quadro molto, molto, come dire, complesso e in divenire, che ovviamente non lasciava assolutamente spazio a una inchiesta di carattere giudiziario. La ringrazio, e devo dire che il suo approccio alla ricostruzione storica ha creato un volume interessante, ricco di stimoli, e che riporta alla luce un mistero italiano poco conosciuto tra i tanti invece più noti. Grazie ancora. Dottor Liguori, abbiamo ancora un nostro giurato che vorrebbe porle una domanda. Prego. Salve, buonasera. No, ringrazio io lei, perché questo argomento è molto interessante, era un caso che io non conoscevo. Lei sa che c'è stato poi nel dicembre del 43 c'è stato un caso simile a Bari, con l'esplosione della nave americana che portava l'iprite. Ora lì ci fu una vera cappa di piombo, perché decisero di non far indagini, cioè furono proprio Churchill direttamente. In questo caso lei ha ravvisato una frettolosità determinata dagli eventi che lei ha illustrato, cioè lì in maggio perdiamo la Tunisia, luglio la Sicilia e poi cade il regime, oppure c'è stata una cappa di piombo anche lì per evitare, magari in tempo di guerra, che si sapesse che c'erano delle inefficienze o possibili sabotaggi? Grazie. L'inchiesta ufficiale, io poi sono riuscito a fare un varario
degli archivi facendo un conto, io l'ho trovato in totale di una 60 opere a memoria. L'inchiesta ufficiale sono 65, di cui 3 non si è mai conosciuto il nome. Tanto per farvi capire quale stato ha portato in questa tragedia. Sì, e secondo me hanno cercato, probabilmente, ma non mi prende dubbia, perché poi io ho appunto verso l'altro più vino. Il primo aprile magari in prende pocare, arriva a Napoli e parla con dove sta la Ocea, e con l'autorità. Si mette subito al lavoro il giorno dopo, tutto terminato con la relazione da fino trovata il 12 di aprile. Ora vi vedete conto che in 10 giorni fa un lavoro con molta volta, i militari tedeschi. Di qua, stranamente, il problema è anche in questo, io me lo sono posto, come va i tedeschi che volevano che l'Italia restasse in guerra, hanno detto, vabbè, è stata una noncuranza di qualche marinaio italiano che ha fumato, che era così efficiente, ma non si sentiva sulla nave con senso di zitta. Quello perché eravamo dato fumi, mentre il l'ammiraglio Cavalcanti dice, rileva una cosa molto importante. In poco più di un mese prima era esploso il Bentley, che era un carro tedesco pieno solo di benzina e gasolio, ed è bruciato per circa 5 giorni. E i pompieri lì invece cercarono di fare il carro e non ce la piacevano, come non ce l'hanno fatta nemmeno nell'area della costa. Quindi c'era già il precedente. Il Cavalcanti dice, trovo delle cose, delle circostanze inquietanti, modesti, delle similitudini che non fanno pensare a un eventuale attentato. Ecco, ma la prova, la pistola, l'arte, purtroppo, non c'è. Si è palpeggiato, si è detto di tutto, ma se guardiamo le carte, questa prova non c'è. Grazie. Grazie a te. Fotografica che ci ha voluto fornire, abbiamo visto le immagini scorrere, grazie ancora. Allora, il Premio Acqui Edito Inedito, come dicevamo, ha avuto la partecipazione di importanti opere e devo dire che i giurati mi hanno confidato che sono state in questa edizione opere qualitativamente e stilisticamente elevate, quindi hanno avuto anche difficoltà per scegliere i vincitori perché erano tutte opere molto quotate. È per questo che hanno poi deciso di assegnare anche qualche menzione, proprio perché questi autori meritavano di essere segnalati. Per cui passiamo ora a premiare la dottoressa Alice De Matteo per la realizzazione della tesi di laurea magistrale in scienze storiche Giuseppe Iabenza, pensiero e azione di un repubblicano ligure, dell'Università degli Studi di Milano. Chiedo alla dottoressa Alice De Matteo. Oggetto di studio da parte di importanti e prestigiosi studiosi del Risorgimento. L'amicizia con Mazzini è stata fondamentale e feconda,
anche se non c'è stata una visione politica omogenea, così come non c'è stata con Cavour. Benza è stato ed è rimasto un democratico più progressista, nettamente di Cavour, e però meno rivoluzionario di Mazzini. Anche trascurabile quella parte della borghesia risorgimentale democratica e moderata. La ricerca è dettagliata e rigorosa e apre un faro sul mondo libre che si schierò per l'Unità d'Italia. Abbiamo in collegamento il professor Mola, chiedo alla regia se è pronto, che è il giurato della sezione inedita, al quale chiedo di introdurre il volume. Pronto? Ci sente, professore? Io la sento e mi domando se mi sentiate anche voi. La sentiamo un po' bassa. Come? Non sentiamo bene, cioè la sentiamo ma è un po' lontana. Adesso chiedo alla regia se c'è qualche problema tecnico. Un attimo solo. Credo che ci sia qualche problema. Un attimo solo. Sì. Io vi vedo. No, allora, non la vediamo ma la sentiamo. Come? Non la vediamo ma la sentiamo. Ah, mi sentono? Sì, quindi se vuole parlare adesso non so a che punto siamo del programma, perché sono stato collegato solo adesso. È molto disturbata. Non riesco a capire. Mentre leggevo i e per essere preciso, visto che lei se ne è occupata, le spiego, io ho scritto un libro sugli ultimi 15 anni di vita di Mazzini. C'è un problema di collegamento. Infatti, il libro era Mazzini il riformista, perché studiavo il rapporto tra Mazzini e Marx, che era piuttosto interessante, perché c'è stato un forte contrasto. D'altro canto, per altri aspetti, il suo libro ha una curiosità, perché siamo sempre sulle difficoltà che Mazzini ha a dialogare con il suo tempo. Perché dialoga con Garibaldi, ma Garibaldi per certe cose va oltre l'azione e Mazzini su certe cose di Garibaldi frenerebbe, su altre cose accelererebbe perché lo trova troppo filomonarchico a un certo momento. Si pone il problema del rapporto. Ora mi spiace che Mola non c'è, ma con la massoneria, perché poi alla fine tutti ne parlano, ma sì, Mazzini non aderisce alla massoneria, ma dà vita alle sue iniziative e alle sue iniziative, cioè la carboneria, la giovane Italia, la giovane Europa, perché già vede nella massoneria qualcosa di antiquato e che deve essere cioè io ho una mia teoria, Mazzini è uno che vede a volte il presente, ha proprio una lettura quasi da presbite che non lo vede, ma il futuro lo intuisce perché la società moderna la vede. È difficile,
con Cavour ha un rapporto anche lì difficile, e lo stesso emerge da questo Ligure, e questo mi incuriosiva perché mi sono interessato parecchio di storia della Liguria, di storia della politica e del risorgimento, ecco perché mi sono permesso di intervenire, non educatamente forse, ma dobbiamo sopravvenire ai problemi della tecnologia che a volte non ci aiutano. Ecco, ho trovato che anche questo è molto interessante, molto curioso, e quindi volevo sentire la sua definizione, perché qui siamo di fronte a un borghese progressista, ma non rivoluzionario come Mazzini, e però anche lui con un distinguo da Cavour, quindi a sinistra di Cavour e a destra di Mazzini, se mi si consentite un pizzico di battuta nella chiacchierata del pomeriggio. Lei è d'accordo su questa lettura e sulla sua interpretazione, che mi ha incuriosito abbastanza, anche perché conosco bene l'estremo ponente, quindi è un mondo abbastanza curioso, avendoci vissuto per tanti anni come seconda casa, e quindi mi sono interessato molto di quello che era quel mondo e quella cultura. Tengono qui per quanto. Sì. Sì. Cavour cerca di salvarsela
facendo tutte le iniziative economiche. Cioè, quando Cavour rilancia il porto di Genova e crea il porto di Savona e cerca di agganciare la borghesia operativa, la borghesia finanziaria, la borghesia industriale, è anche un tentativo di coinvolgere, discorso abbastanza complesso, per scavalcare la situazione. Però Mazzini mantiene, avendo una posizione elitaria della borghesia genovese e ligure, ancora una leadership, e lì c'è proprio questo problema. L'unità d'Italia si fa anche se poi si pensa che Mazzini, Garibaldi, Cavour e altri liberali l'unità del nuovo Stato italiano. Poi la fortuna vuole che tra il 60 e il 61 si fa tutto e si realizza bene, bene e male tutte e due le cose. Tanto è vero che poi si va avanti sul problema, quello che io era il lavoro del mio libro di tanti anni fa. Nasce poi però il problema dell'equivalenza sociale, tanto è vero che Mazzini si pone il problema, in qualche maniera diventa una specie di socialdemocratico moderato ante litteram, in qualche maniera, perché capisce il problema sociale, è completamente dissociato da Marx, perché in Marx non vede la democrazia, e quindi è però al tempo stesso si pone il problema della giustizia sociale, che è, pur mantenendo il capitalismo, il liberalismo nei quali Mazzini crede, ecco. E questo è interessante nel personaggio che lei ha tirato fuori nel libro, perché questo è uno degli aspetti abbastanza interessanti, un imprenditore progressista, ecco, e questa è un intellettuale progressista che viene da questa visione internazionale del avendo vissuto non lontano dalla casa dei fratelli Ruffini, capisco il problema, avendo vissuto a Bordighera tanti anni, me ne rendo conto. Ma questa è una battuta, come dicevo prima. Sì, perfetto. Lui ovviamente si è seguito, eccetera, scrive a Giorgio Mazzini, e Giorgio Mazzini risponde alla lettera che è stata pubblicata negli scrittenti, alla lettera di Beh. Si può cambiare storia, certo, è certo. Vabbè, abbiamo una provocazione alla lettura interessante, no? Grazie. Sì. Ringraziamo Alice De Matteo, le consigliamo il premio, che ovviamente meritato. Vabbè, congratulazioni. Procedere su una comunicazione tecnica, il professor Mola è collegato ora o ci sono ancora alcune difficoltà? Adesso è collegato, perfetto. Allora procediamo alla premiazione di Corrado Palmarin. La sezione inedita, sezione romanzo storico, con il volume In mezzo ai girasoli sotto le betulle. Il dottor Palmarin riceve come premio la pubblicazione ad opera della casa editrice Impressioni Grafiche. Consegniamo simbolicamente il premio e ci posizioniamo per la foto di rito. Prego. Abbiamo perso il microfono, un attimo solo, prego. Beh, intanto una elaborazione narrativa descrittiva.
narrativa e realistica ricavata dai documenti, lettere, rapporti, racconti, immagini di Umberto Contini, 1922-2003, un giovane soldato di leva che partecipa alla spedizione italiana in Russia nel 1941-43. Il racconto si snoda dagli anni dell'adolescenza del protagonista, cresciuto nelle parole d'ordine del regime, che via via deve misurarsi con la realtà della guerra, con la tragedia dell'Armir e poi della prigionia, con l'instaurarsi di rapporti con i russi e gli altri prigionieri, con la vita dell'ospedale da campo. Affiorano temi politici e religiosi, ma il racconto disegna soprattutto un percorso di consapevolezza e di scoperta di umanità, che resta indelebile nella memoria del reduce e lo portano a ricercare quelle relazioni al di là dei muri, delle ideologie e dei confini. Così la ricerca e poi la corrispondenza diviene sostegno alla memoria. Il linguaggio dell'autore restituisce l'immediatezza e l'essenzialità della documentazione utilizzata. Chiediamo ora al professor Mola, in collegamento, se può introdurre il volume dell'autore. Professore, ci sente? C'è il collegamento audio. Professore? Professore, chiedo, non so se il collegamento audio. Professore? Audio. Allora il dottor Lingua è così gentile che riesce ad introdurre, chiediamo scusa per questo disguido tecnico, abbiamo il dottor Lingua che introdurrà il volume. Grazie dottor Lingua. Ecco, senta, io sono onestamente meno esperto del settore che lei ha coperto rispetto ai due precedenti a cui per cortesia e amicizia sono intervenuto, però ci sono alcune cose che mi in qualche maniera mi coinvolgono, nel senso che cerco di venirle incontro. Io sono figlio di un ufficiale che ha fatto la seconda guerra mondiale, ha fatto due o tre frontiere, non ha fatto l'Armir per sua fortuna perché è stato ferito in Albania mio padre, quindi però ho seguito un po' queste cose, anche perché poi dopo la guerra mio padre è stato per tanti anni il presidente dell'Associazione Mutilati di Guerra e quindi ha seguito anche certi aspetti di carattere storico eccetera. Secondo lei, questa è una domanda che mi ero fatto leggendo, però ho letto il suo libro, pur non avendo mai approfondito a fondo questi temi, pur dicendole queste esperienze familiari, si è mai voluto andare, ecco lei lo ha fatto, ad approfondire il problema del rapporto prigionia, o forse c'è stato un tentativo quasi di rimuoverlo subito dopo la guerra? Cioè, considerato che l'Italia a un certo punto lascia l'alleanza con la Germania, eccetera, passa agli alleati, gli alleati vincono la guerra ma l'Italia insomma va trascinata dietro, poi questi, tutti questi problemi le
il problema dei prigionieri di guerra è stato un problema comunque che è stato anche, è stato, questo non l'avevo preparato, però è stato difficile per loro essere riconosciuti come prigionieri di guerra. Esatto, anche questo è stato il problema. Perché quando i prigionieri di guerra sono tornati a casa, la gente, le persone non volevano sentire parlare della sofferenza, della era il senso della mia domanda, infatti. Quello che avevano sofferto queste persone. Io ho sofferto scrivendo questo libro, perché ho vissuto le parole, attraverso le parole di questo reduce, tutta la sofferenza e il non riconoscimento di persone, 220.000 uomini contava l'Armir. Quindi l'Armiera era un esercito di ragazzi di 18-19 anni, certo, che sono andati al fronte a combattere, molti in guerra che non credessero e che non volevano. Io ho conosciuto Umberto Montini, e ringrazio anche la famiglia per la disponibilità che mi ha dato, ancora 25 anni fa. E 25 anni fa questo Erlice mi ha raccontato della guerra, dell'offensiva, della ritirata di Russia, dell'offensiva russa. Avevano un fronte praticamente di 220 km che dovevano gestire 220.000 uomini e solamente gli italiani. Era praticamente una persona comunque che aveva che era arrabbiato perché erano stati lasciati a 3.000 km di distanza soli, nel senso che anche i vertici militari non avevano la prigionia, e io ho raccontato attraverso le sue parole, per me questa è stata una scoperta assoluta, la prigionia in questo ospedale, no? Dove questa persona racconta quello che ha passato, racconta le sue vicissitudini, la voglia di morire. Umberto Montini non voleva più vivere, e grazie a questa dottoressa che lui per 50 anni ha cercato e non è riuscito, ovviamente, che divideva questi due mondi, il mondo occidentale dal mondo, diciamo, dell'Unione Sovietica, insomma, il patto di Varsavia. E a un certo punto ci sono stati due giornalisti, la Sandra Bortolini e Franco Secondo, alla Rai di Bolzano, che l'hanno intervistato e gli hanno proposto di fare un annuncio. Facciamo un annuncio alla televisione russa per trovare questa donna, questa dottoressa che lo aveva salvato e grazie alla quale era riuscito a tornare a casa. E quindi c'è stato l'interessamento della Rai di Roma, Demetrio Vocic, che era allora l'inviato Rai a Mosca, che è riuscito a far trasmettere questo appello alla televisione russa. E la risposta, praticamente durante la trasmissione nel 92, questo reduce è riuscito ad andare a una trasmissione con Elisabetta Gardini, Caffè Italiano, e nel 92 non siamo riusciti anche a recuperare questa trasmissione che era bellissima, siamo riusciti a vederla con i familiari, e durante questa trasmissione gli hanno comunicato a Umberto Montini che questa dottoressa era morta a 60 anni, era deceduta, e che quindi non potevano, insomma, dare riscontro al suo volere. È riuscito comunque, e lui di questo poi, dopo la tristezza, ne è stato felice, a essere contattato da una infermiera che lo aveva curato in quell'occasione, certo, e anche dal figlio della dottoressa che con lui ricordava alcuni episodi e gli parlava della madre. E quindi questa corrispondenza tra questo figlio della dottoressa e anche tra questa anfisa che era con gli italiani nell'ospedale, di quell'ospedale quando sono morti di Svolva Pogliama, sono morti 250 italiani, 250 persone grazie a tipo Petichiali, questa è l'immagine della dottoressa, ormai aveva qua quasi 50 anni, ma lei allora abbiamo scoperto che ne aveva 24. E quindi c'è stata, diciamo, questa corrispondenza, e attraverso questa corrispondenza con questa anfisa, con questa donna russa, è riuscito a trovare la memoria di momenti che in quell'ospedale viveva. Io ho tenuto questi plichi, io l'ultima volta che lo vidi era ancora 97, e lui mi diede un pacco di documenti. Dopo tre volte che mi aveva visto mi disse: io non faccio, riesco a fare un libro, questo io glielo do a lei. E io sono rimasto commosso, ma perché? Perché a me. Sì, il fatto, la interrompo, non è così normale, no, perché è questa,
è la singolare umanità di questa vicenda, che emerge in un momento particolarmente doloroso. Sì, questo è praticamente il posto dove sono stati seppelliti i soldati italiani di Bova Pogliano, sì, no? E questo è un elenco dell'onor caduti. E io queste carte le ho tenute per 25 anni. 25 anni sono rimaste con me, 22 forse. E poi dopo ho detto, prima del lockdown, ho detto, ho tempo, adesso posso metterla a posto. E quindi ho cominciato a scrivere, a vedere le lettere, a trascriverle, a rispettare i punti che lui voleva, e ho fatto di queste lettere un romanzo. Per me è stata una scoperta, perché di prigionia e di quella prigionia in Russia se ne parla poco, se ne è parlato poco. Pochissimo, certo. Forse anche perché lui dice, sì, lì sono lì che sono morti i soldati italiani. Molti soldati sono morti, sì, per tifo petechiale, epidemia di tubercolosi. Lui ha avuto la fortuna di essere ricoverato con l'ospedale e di essere guarito autonomamente dalla tubercolosi. Questo è stato un... Sì. E lui è lì, è riuscito a vivere. E questi sono episodi che, insomma... che arricchiscono la memoria di questa persona e comunque la memoria nostra come italiani. Ringraziamo il dottor Palmarini. Ci sono ancora domande? Va bene, allora... Sì, io voglio dire che ho cercato anche nel libro, cioè nel libro sarà, ho fatto la ricerca anche perché lui nominava nei racconti che faceva, lui nominava delle persone che io non riuscivo a capire chi fossero. E quindi è stata una ricerca, ho fatto ricerche nell'archivio storico, in onor caduti, ho voluto capire chi fossero quelle persone. E lui, per esempio, lavorava in un negozio ebreo di proprietari ebrei che sono dovuti scappare, e lì abbiamo a Bolzano una memoria di inciampo riferita a queste persone. Ho fatto una ricerca sulla persona che lo ha salvato, perché lui parlava di questo Guido Marsic, e dicevo, ma chi è questo Guido Marsic? E quindi ho cercato, ho fatto, perché non ci sono riferimenti, l'anagrafe di Bolzano non mi dava risposta. E poi sono riuscito a sapere che era effettivamente una persona, un reduce, avevano sbagliato nella trascrizione una CK, avevano messo la CK al posto della K, e quindi attraverso l'anagrafe stoica di Bolzano, sono riuscito a capire che questo Guido Marsic era morto a Tambov nel 43 per tifo petechiale, era il dispiacere di Montini, fa io sono vivo e lui non c'è, lui mi ha salvato e io sono qui. E purtroppo questa famiglia, abitava lì a Bolzano anche loro, alla fine è scomparsa, si è estinta perché papà e mamma sono morti, la sorella è morta da sola, la Cornelia, e ho visto da questo archivio storico, questa anagrafe, queste 13,60 lire giornaliere che nel 54 questa donna prendeva per suo figlio disperso, una indennità che dico è la vita di un uomo non vale tutti quel poco, così poco denaro, così poco. Ringraziamo il dottor Palmarin per questo importante contributo alla memoria e permesso di ricordare persone che hanno avuto un posto così importante nella nostra storia. Questa è la nipotina della dottoressa che vedete, Anna, si chiama Libe Umberto. Questo è il regalo per Natale che Montini non voleva festeggiare. Montini fino alla morte si è chiuso in un silenzio muto i giorni di Natale, il giorno che i suoi compagni in Russia vennero uccisi tutti, lui si alzò, fu l'unico sopravvissuto, era in questo camion, io mi sono alzato, c'è stata una scarica di Katyusha, questi razzi russi, io ero solo, mi sono alzato, erano tutti morti. E quindi da quel giorno io il Natale non l'ho più festeggiato. Questa ragazzina gli ha dato questo spunto per la vita, Natale, festeggialo anche se tu non vuoi, ti chiudi in questo mutismo, è la festa. Insomma, questo è. Grazie. Abbiamo poi ancora una menzione speciale per Natale Pace, per l'opera Alex, una storia di caporalato, che ha partecipato alla sezione inedita romanzo storico.
purtroppo il signor Pace non ha potuto partecipare e ritira il premio il signor Roberto Longo. Prego. Leggo la motivazione. In Alex, storia di caporalato, Natale Pace fonde la sua personale esperienza politico-sindacale, ispirata dal magistero civile letterario di Leonida Repaci, con l'urgenza di proporre all'attenzione, nella forma di romanzo, il perdurante dramma dello sfruttamento del lavoro, una piaga irrisolta nel Mezzogiorno, ove quello dei migrati si interseca con l'altro arcaico del sottoproletariato locale. La narrazione conduce dalla plaga di Lamezia Terme, non lontana dalla sua nativa Palmi, a Torino e viceversa, con le tensioni e le contraddizioni dei due protagonisti narranti, Alex, una focosa sindacalista e giornalista, e Luca, due volti e due voci di un'Italia ansiosa di riscatto. Ecco, adesso chiediamo quindi al signor Longo se vuole dire due parole per conto del signor Pace. Ho una piccola annotazione che mi ha mandato il signor Natale Pace da leggere. Comunque, gentilissima dottoressa Montelli, purtroppo per motivi di salute non una rettifica, perché non è l'assessore attuale, l'assessore Gallizzi, che ovviamente aveva una informazione. Comunque, purtroppo per motivi di salute di un certo peso mi impediscono di essere presente il 3 dicembre alla cerimonia di consegna dei premi Acquiterme 2022. Non sarei altrimenti mancato e avrei ricevuto personalmente con orgoglio il premio per la menzione speciale nella sezione romanzo storico inedito, assegnato benevolmente dalla giuria del mio romanzo Alex, una storia di caporalato. L'occasione sarebbe stata ghiotta per visitare e conoscere una bellissima cittadina come Acquiterme, ma mi riprometto, a completa guarigione avvenuta, di ovviare all'inconveniente e alla mia mancanza. Le confido che è curioso e rappresenta ben strana coincidenza che ad assegnare il premio di riconoscimento così prestigioso, e per questo ancor più a me caro, sia proprio la città piemontese. La storia di Alex, infatti, è ambientata tra Calabria e Torino, i casi della vita. Pertanto, gradita menzione speciale, gentilissimo assessore, la prego di estendere i sensi della mia riconoscenza al sindaco, all'amministrazione comunale tutta, ma ai dirigenti responsabili del premio e naturalmente ai componenti della giuria, De Ferrari, Gallotta, Lingua, Mola e Repetti, come probabilmente ho scritto nel curriculum inviato a corredo della mia partecipazione al premio. Sono stato amico personale di tanti grandi scrittori, personalità della cultura calabrese, Leonida Repaci. Per questa amicizia con il fondatore e presidente a vita del premio Viareggio, oggi Viareggio Repaci, ho compiuto studi e creato libri e pubblicazioni, tipo i volumi Il debito, Leonida Repaci nella storia, mio caro Leonida, i fatti di Palmi, autodifesa al processo del 1926. Mi piacerebbe parlare di Repaci con gli amici di Acquiterme, se tramite il suo assessore e qualche associazione interessata volesse organizzare un pomeriggio di incontri, in tal caso le invierei qualche copia dei libri in visione e finalmente potrei conoscere lei, gentile assessore della città. Oh, cordiale, grazie ancora di tutto e cordiali saluti, Natale Pace. Scusate l'emozione. Grazie. Ha
arriviamo quindi all'ultima premiazione, la premiazione per la sezione edita graphic novel. I vincitori sono Federico Goglio e Massimiliano Longo con il volume Yukio Mishima, Ultimo Samurai, della Ferro Gallica Edizioni. Bene. Un piatto con la riproduzione della nostra bollente, che è il monumento principale della nostra cittadina. Prego. Ecco, abbiamo anche il piatto poi per Massimiliano Longo, che ritira il dottor Goglio. Allora, leggo la motivazione. Yukio Mishima, L'ultimo samurai, di Federico Goglio, con Alechine Massimiliano Longo, edizione Ferro Gallico, e la biografia fumetti del più famoso e controverso scrittore giapponese del XX secolo. Con un tratto che mostra l'ottima padronanza della scuola argentina e la lezione di Sergio Toppi, e una sceneggiatura che ci conduce nei meandri della mente di Mishima, il lettore si immerge nella vicenda umana, artistica e politica di un uomo che non si era assegnato alla fine del suo mondo, facendo della sua stessa vita un'opera d'arte, con un finale tragico nel nome di un disperato amore per un Giappone che stava scomparendo. Il volume è arricchito da un saggio dello stesso sceneggiatore e dalla prefazione di Mario Vattani, diplomatico, attuale ambasciatore italiano a Singapore, musicista e scrittore, profondo conoscitore del Giappone. Invitiamo ora il giurato, il professor Luca Cremonesi. Ah, invece no, abbiamo avuto un cambiamento. Il dottore Emanuele Mastrangelo, giurato della sezione graphic novel. Invitiamo il dottor Mastrangelo. Grazie. Sì, buonasera a tutti. Il volume che quest'anno abbiamo premiato, intanto volevo fare una premessa, perché noi in giuria quest'anno abbiamo trovato veramente tanti volumi validi, quindi è stata una scelta molto difficile, e quindi tanto più risalta il volume di Goglio e Longo su Mishima. E questa biografia a fumetti racconta un personaggio che in Italia è poco conosciuto, perché normalmente nelle nostre scuole la letteratura mondiale si fa molto poco, tanto meno si fa se sono personaggi del calibro di Yukio Mishima. Molti non lo conosceranno, vi do soltanto il dato biografico fondamentale di Mishima, cioè lui, dopo aver scritto opere che negli anni 50, 60 e 70 sono diventate famose a livello mondiale, ha fondato un'associazione chiamata la Società dei 100 Scudi, correggimi se sbaglio, Società degli Scudi, formata da soli 100 uomini selezionati, ecco, 100 c'era, e questa società doveva, un'associazione paramilitare, doveva cercare di mantenere vivo lo spirito tradizionale del Giappone, e alla fine lui assalta il Ministero della Difesa, prende ostaggio il ministro, e con questo ostaggio importante in mano si fa portare la televisione, e in diretta televisiva ringa l'intero popolo giapponese dicendogli di non abbandonare le proprie tradizioni. Dopodiché, davanti alle telecamere, fa seppuku, cioè suicidio tradizionale, si squarcia il ventre con una spada corta, o wakizashi, e si fa tagliare la testa dal suo secondo. Tutto questo avviene in diretta. È stata una manifestazione estrema per la nostra cultura. In Giappone invece molto più facente a una tradizione che però appunto Mishima vedeva diventare sempre meno forte, sempre meno sentita dal popolo che si stava che veniva americanizzato, che veniva occidentalizzato a tappe forzate. Quindi questo vi inquadra un personaggio che dalle nostre parti, noi abbiamo un Venner per esempio che l'ha fatto,
nessuno lo conosce. Io non ricordo quando, non ho fatto di molti anni fa, quando quel Dominique Vernet si è suicidato all'interno della cattedrale di Notre Dame, un gesto che sicuramente è stato ispirato dal gesto di Mishima, non ne ha parlato nessuno. Quindi un romanzo a fumetti, che è la traduzione di graphic novel, è tanto più importante perché, essendo un media molto giovane e molto dinamico, riesce a trasmettere attraverso le immagini concetti che con le parole invece richiederebbero molto più tempo, molte più pagine. Potrebbe in qualche modo aiutare a conoscere un personaggio che altrimenti, proprio perché i grandi media, la scuola italiana, la cultura alla pace ha deciso di cancellare, rischierebbe di restare ignoto oppure confinato a una piccola minoranza di persone un po' più colte, un po' più attente alle intelligenze scomode, per rubare un termine di una mostra che c'è stata qualche tempo fa sulle intelligenze scomode del Novecento. Quindi io intanto non mi dilungo, e anche perché con Federico abbiamo avuto occasione di parlare prima, mi ha detto dei dettagli su come è nato il romanzo grafico, il racconto a fumetti, che secondo me sono più interessanti delle cose che posso dire io. Quindi ti do la parola, grazie. Grazie, intanto buonasera a tutti, mi scusi se le rispondo dandole le spalle, praticamente guarderò davanti. Lei ha parlato della fine di Yukio Mishima, che è l'atto più estremo, più radicale, quello con cui passa la storia il 25 novembre del 1970. Mishima era lo scrittore più famoso del suo tempo in Giappone ed era l'ambasciatore, diciamo, della cultura giapponese in quegli anni, gli anni 60. Negli ultimi 10 anni della sua vita Mishima ha un'evoluzione, diciamo che adesso voi vedete un'immagine dietro di me. Questa è la tavola che rappresenta Yukio Mishima ad Atene, l'Acropoli. Siamo negli anni 50. Mishima, che è un intellettuale, un classico intellettuale giapponese, scopre il mondo classico, scopre con entusiasmo un mondo che non conosceva fino ad allora, e scopre il modello di educazione classica, che prevede che un uomo integrale, l'uomo integrale è l'uomo che è l'artista, come era già lui, già affermato in Giappone, era un artista, uno scrittore conosciutissimo, ma scopre l'uomo che oltre a curare l'arte, cura anche il proprio corpo per l'azione. È il mito di Olimpia, per capirci, lui rimane affascinato, ecco, lo vedete, è una ispirazione. Paradossalmente l'uomo che è passato alla storia per essere stato il più grande difensore dei valori tradizionali, i valori nazionali del Giappone, spada e scudo del Giappone, trae ispirazione in parte in questa difesa dei valori nazionali proprio da questo viaggio, da questo sole. Vi era un sole senza moderazione, c'era ad Atene. E questa ispirazione di cosa comporta? Ecco, gli ultimi 10 anni torna in Giappone, e in Giappone cerca, quasi con un'ossessione, quegli ultimi 10 anni, di cercare degli elementi della cultura nazionale, quindi senza andare a prendere cose all'esterno, rimane un difensore dei valori nazionali, cerca in quella tradizione qualcosa che sia un appiglio per, in un certo senso, esaltare quell'uomo integrale, quell'uomo che, oltre che a scrivere, appunto, è un uomo d'azione, un uomo completo. E lo trova, perché in Samurai, nel corso della storia dei Samurai, c'è un periodo in particolare nel quale il Bunburyodo, arte azione, contemporaneamente effettivamente diventa un elemento fondamentale. L'arte ce l'ha già, Mishima è uno scrittore famoso, la parte dell'azione comincia da quel momento, dal 60 al 70 fino a quel gesto estremo. Magari una parola potremmo anche dedicarla al significato di quel gesto. Sarò breve. Dal 60 in avanti Mishima scopre, inizia a diventare un bodybuilder, no? Va in palestra, diventa un karateka, fa karate Shotokan, praticherà il kendo, la scherma giapponese, e poi nel 68, a culmine di questo percorso di trasformazione, fonda il Tatenokai, quell'associazione degli scudi della quale parlava lei poco fa. Nel 70 poi darà vita a quel gesto. È un uomo che ha una nuova coscienza. In quella tavola precedente a questa che state vedendo, questa esattamente, Mishima nel 68 scrive un diario filosofico che è Sole Acciaio,
parlerà di queste, del sole, della Grecia e dell'acciaio, quello anche delle palestre, insomma. E qui dice, dice: io sono stato un intellettuale, ma gli intellettuali hanno, come dire, hanno la presunzione di raccontare della vita, ma non vivono, è una contraddizione. Io invece l'ho superata questa contraddizione. A un certo punto ho smesso di stare in casa a scrivere, basta, e ho cominciato a vivere la vita all'esterno e ho cominciato a poter raccontare qualcosa di effettivo. Questa contraddizione superata, insomma, il buon periodo, arte e azione contemporaneamente. Buonasera. Passiamo ora la parola al dottor Cremonesi, che è il nostro giurato della sezione Edita, prego. Buonasera, innanzitutto complimenti a Federico per la scrittura di questo volume, per la bella voce, sei un cantante rock per cui c'è questa bella voce. Poi ti voglio chiedere una cosa, ma prima mi sia concesso un minuto, voglio rubare un minuto per due questioni. La prima, come diceva prima Emanuele, quest'anno c'erano veramente delle belle opere. E è la prima volta che mi capita nella mia vita, io ho 45 anni, quest'anno insegno nelle scuole superiori e una azione di tale correttezza non mi è mai capitata e quindi volevo dirvela. Tra le opere, io tanto ho votato come massimo il tuo, per cui siamo a posto, ma tra le opere ce n'era un'altra molto bella, intitolata Una vita per Pola. Ma prima di cominciare a votare, Emanuele ci ha tenuto a specificare che, dato che aveva dato una consulenza su quest'opera, si ritirava dal voto. Io penso che nessuna giuria, dato che lui non è citato nei crediti, è stato molto molto corretto. Questo mi ha fatto molto piacere e qualifica il premio di Acqui per dire che giurati avete in queste giurie, persone veramente molto molto corrette. Questa è stata una cosa che Emanuele ha fatto e che davvero ti faccio i complimenti. Secondo, io vi ringrazio, so che state pensando a dei cambiamenti, al premio, come giusto che sia, le cose devono evolvere, io vi ringrazio tanto, io vengo dalle colline moreniche, del Garda, vicino a zone che hanno fatto l'Italia, perché io abito a Castiglione delle Stiviere, vicino a Solferino, dove c'è stata la famosa battaglia, che Massimo Longo ha illustrato in un precedente fumetto. È stata una bellissima avventura, abbiamo premiato qui ad Acqui Terme 4 nomi importantissimi, oltre appunto a Federico Goglio e Massimo Longo, abbiamo premiato Emanuele Ghibert all'inizio, abbiamo premiato Giorgio Franzaroli e soprattutto il maestro Vittorio Giardino, che solo per dire è tradotto in 25 paesi in tutto il mondo. Quest'estate a Mantova, al Festival Letteratura, Vittorio Giardino ha ricordato di aver vinto questo premio, quindi per dire ormai a che punto lo avete portato. Quindi davvero, per me è stata una bella avventura. Se farò parte ancora di questa avventura ne sarò grato e vi sarò grato di tornare, altrimenti vi seguirò sempre e spero che possiate andare avanti con questa qualità. A Federico chiedo velocemente, se non sbaglio, dimmi se sbaglio, tu hai dedicato dei saggi a Mishima, un saggio in particolar modo, un album, delle canzoni e ora un fumetto, ma dato che è un autore veramente difficile da ritrovare in Italia, qualcosa c'era pubblicato da Feltrinelli, se non sbaglio, qualcosa da SE, quindi insomma bisogna un po' scartabellare per trovarlo. Come lo hai trovato e come ti sei avvicinato a questo autore? Ma l'avvicinamento, diciamo, è uno studio di tanti anni, effettivamente. Lei ha ricordato varie forme in cui ho trattato, diciamo, Mishima. Quindi è una cosa ormai un po' quasi dire vecchia, insomma, però sono stato contentissimo della premiazione proprio per un'opera del genere. Adesso tra l'altro ci ha raggiunto anche il maestro Longo. E infatti ci ha raggiunto Maestro Longo, artisti, prego. Come tutti gli artisti fa il colpo così, di teatro e arriva. Ed è stato un vero piacere perché quest'opera è un po' la nostra chiusura del cerchio, se vogliamo, dello studio di Yukio Mishima. Io, quando ho parlato all'inizio con Massimiliano, col Maestro Longo si è proposto per disegnare questa mia storia. E quando ho visto i suoi studi di Mishima ho detto, è lui, deve essere per forza Massimiliano. Ed è stato un lavoro poi lungo, perché è stato più di un anno, insomma, siamo stati dietro Mishima. È una sorta di documentario quasi, no? Perché ci sono dei dettagli, anche delle,
Per esempio la casa di Mishima è una di quelle cose che non si conosceva, no, prima. L'abbiamo studiata attraverso tutta una documentazione fotografica originale giapponese, e quello che si vede in questo fumetto è proprio come un documentario. Si vede Yukio Mishima nei suoi ambienti, quindi lo si vede, le camere, le stanze sono le stanze vere, i suppellettili, gli oggetti, poi tu potrai confermarlo, insomma, quanto ti ho anche dato fastidio, diciamo, in quell'anno di lavoro, insomma. Però ecco, è proprio quasi un documentario. Se posso, proprio due minuti, io vorrei, visto che è stato citato il gesto, il seppuku finale di Yukio Mishima, è l'atto con cui passa la storia e sconvolge il Giappone nel 1970, e quell'atto fu il gesto di un uomo, come ho detto, era un uomo che aveva tutto, era un uomo famosissimo, aveva 45 anni, era l'apice della sua carriera. Il proclama che dice, insomma, quel giorno racconta di un Giappone dello spirito che si contrappone a un Giappone ormai occidentalizzato, americanizzato, in un certo senso, ma nel senso economico, no? Quel benessere economico che sta rendendo il Giappone una fabbrica. E lui dice ai giapponesi dobbiamo tornare all'essenza dello spirito. Lo dice però, e questo io ci tengo a sottolinearlo, perché era un uomo che aveva tutto. E quando raduna questi ragazzi dello Jetai, dell'esercito, ciò che resta dell'esercito giapponese a Tokyo, dice loro sostanzialmente, questo è il senso della vita di Yukio Mishima anche, vedete, tutto quello che gli per le cose che gli uomini vorrebbero nella vita, io le ho tutte, tutto quello che voi stessi vorreste, no? Io ho la fama, ho successo, ho soldi, ho una bella casa, ho una famiglia, ho tutto, tutto. Io vi dimostro però in questo momento, proprio perché queste cose ce le ho, non perché faccio la rivoluzione con le tasche vuote, le tasche piene, Yukio Mishima. Dice, io a questa cosa rinuncio, queste cose rinuncio, sono importanti, però non sono importanti al di sopra di tutto. La cosa più importante siamo noi, dice Mishima, no? Siamo noi, siamo il Giappone, siamo la nazione, sono la nostra storia, i nostri valori, le cose più autentiche. Ecco, lui dà un insegnamento perché ci dice che effettivamente quella comunità nazionale alla fine è al di sopra di tutto, quella tradizione è al di sopra di tutto. Se vuole dire due parole anche il dottor Longo, prego. Spada e io non segno spada,
ha fatto queste regole di prigione di samurai che sono i ragazzi, ma non ho fatto l'esempio di Mishima, ho letto dei romanzi, diciamo quelli conosciuti di Mishima, ma non ero mai entrato in questo settore. Per cui giorno per giorno mi sono trovato veramente ad essere speculare e a trovarmi un'anima gemella in Mishima. E in realtà io oggi devo dire quello che perché effettivamente io avevo che pensare che questi ragazzini qua, la categoria del professionale andando a prodoci, due maestri facciamo delle promesse, per cui giuro se non potevo non venire, perché non ho messo questi ragazzi di seguire e di fare quello che poi sono i bravi insegnanti. Per cui giuro poi. Ringraziamo, facciamo un poco, visto che abbiamo i due ancora insieme, vi chiedo ancora di prendere, aspetti che consegno il premio. Ringraziamo gli autori, li congediamo. E siamo al termine della cerimonia. Ringraziamo tutti quanti hanno reso possibile anche questa quarta edizione del premio, le case editrici, la casa editrice De Ferrari, la casa editrice Impressioni Grafiche, le giurie tutte, i nostri giurati presenti, anche quelli che purtroppo non hanno potuto partecipare, tutti i sostenitori del premio, che sono gli stessi sostenitori anche del premio Acquistoria. E ora invito tutti i vincitori a raggiungerci qui al centro, facciamo una foto di gruppo, e invito anche il nostro assessore, il dottor Gallizzi, a venire a raggiungerci al centro. Così il nostro assessore chiuderà la cerimonia con un saluto e dopo il saluto dell'assessore ci sarà una foto di gruppo che resterà nei ricordi e nei nostri archivi, giusto per ricordarci la cerimonia della quarta edizione. Grazie a tutti, passo la parola a tutti. Grazie di essere venuti, speriamo di incontrarci il prossimo anno. Sicuramente i premi culturali che noi affrontiamo tutti gli anni subiranno un'evoluzione in meglio, ovviamente, sia il premio Acquistoria, sia il premio Ambiente, sia il premio Edito e Inedito. Pertanto vi ringrazio di essere stati qui, ringrazio i vincitori, i giurati, il pubblico e vi esorto di venire a trovarci anche se non ci sono i premi, le celebrazioni dei premi. Ecco, grazie a voi.